L'apertura non è a rischio, abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le scuole, è sicuramente un'operazione molto complessa a cui si sta lavorando da settimane, è quanto afferma la ministra Lucia Azzolina. Per il momento lo scenario di molte scuole appare con cantieri aperti in vista della campanella del 14 settembre, che dunque è confermata. Metro alla mano, si ridisegnano gli spazi, se ne cercano di nuovi, il distanziamento rimane la regola fondamentale, insieme al lavaggio delle mani e all'utilizzo delle mascherine, obbligatorie per i bambini dai 6 anni in su. Con l'inizio delle lezioni ne saranno distribuite 11 milioni al giorno. I banchi saranno monoposto. La consegna alle scuole che ne hanno fatto richiesta inizierà intorno all'8 settembre e andrà avanti fino ad ottobre. Intanto nel Lazio si stanno eseguendo i primi test sierologici per il personale scolastico. Nel resto d'Italia lo screening inizierà lunedì. I test dovranno essere conclusi una settimana prima del rientro in classe. Per quanto concerne nella gestione di eventuali casi positivi, di volta in volta verranno attuate le procedure di identificazione e verifica dei contatti per individuare successivamente, a parte il soggetto contagiato, chi mettere in quarantena e, quando necessario, anche l'intera scuola.